Vieni prima di amici di Avellino TV, una buona sera dal Partenio Lombardi, da Claudio De Vito. Siamo in diretta con Partenio Live per raccontarvi il primo giorno di scuola di Claudio Foscarini. Per la verità abbiamo raccontato in conferenza stampa poco fa, sempre in diretta su Avellino TV, con la conferenza stampa live dell'ex tecnico del Cittadella, da oggi, anzi o meglio da ieri, il nuovo allenatore dell'Avellino, contratto fino al 30 giugno per il Ferguson del Piave, così ribattezzato per la sua lunga militanza, per la maggior parte fortunata, con il Cittadella dal 2005 al 2015, che si è conclusa con una retrocessione nella stagione 2014-2015, retrocessione che l'Avellino vuole evitare, una stagione da concludere al meglio con 9 partite che restano di qui alla fine, come ha evidenziato lo stesso Claudio Foscarini in conferenza stampa. 3 contro dirette concorrenti per la salvezza, 6 contro squadre che lottano per la Serie A. Vedete Foscarini in cerchio con la squadra per il riscaldamento, lo stretching di rito. Qui invece più in basso sullo schermo Alessandro Turone, il suo vice, suo compagno di avventura in questa esperienza biancoverde, ex difensore dell'Avellino nella stagione 96-97 con 24 presenze e anche 2 reti. Per Alessandro Turone, fido di Claudio Foscarini dai tempi della Pro Vercelli 2015-2016, poi che lo ha seguito anche nell'esperienza di Livorno in Lega Pro l'anno scorso ed ora ad Avellino, terza esperienza insieme. Applaudito Claudio Foscarini dai circa 200 tifosi presenti qui in tribuna Montevergine, la squadra adesso che entrerà nel vivo delle operazioni. È iniziata l'era Foscarini all'Avellino dopo l'esonero di Walter Novellino, deludente il rendimento del tecnico di Montemarano, 3 punti nelle ultime 6 partite, crisi di gioco, crisi di risultati che
non è passata inosservata alla società, ma per la verità nemmeno alla piazza, nemmeno ai tifosi. Da allora il cambio in panchina è apparso inevitabile dopo la rimonta subita con il Bari nel lunedì di Pasquetta, una rimonta firmata ancora Sissé, giustiziere bestia nera dell'Avellino, dopo il pari nel derby con il Benevento di due anni fa. Chiaramente cercheremo di capire già da oggi, anche se forse sarà prematuro, quale modulo adotterà l'Avellino in questa era Foscarini, che per la verità è stato anche, diciamo, non ha dribblato la domanda in tal senso a livello tattico. 4-4-2 o 4-3-3, quel che è certo è che sarà una difesa a 4. Con il 4-3-3 l'Avellino potrà sfruttare gli esterni offensivi a disposizione, mi riferisco soprattutto a Cabeza, se Sufiane Bidawi. C'è da vedere comunque l'attinenza di questo organico ad una mediana a 3, essendo l'Avellino stato costruito per un 4-4-2, comunque 4-2-3-1. Sta di fatto che la rosa dell'Avellino è ampia, infortuni permettendo, e ci sono calciatori duttili che si possono adattare a più situazioni. Non è il tempo degli esperimenti, non è il tempo degli stravolgimenti. Certo è che da oggi sono tutti in discussione, in campo, tutti sulla corda per questa nuova era in panchina per l'Avellino. In fondo, all'imbocco del tunnel degli spogliatoi, il presidente Walter Taccone, il direttore sportivo Vincenzo De Vito, c'è anche l'avvocato Innocenzo Massaro, che difende proprio i due dirigenti del club bianco-verde nel processo sportivo per il caso Catanzaro, ma anche per quel che riguarda la giustizia ordinaria. A proposito, in tal senso, 11 aprile data da cerchiare, udienza bis d'appello a Roma in via Campania. Cercare, sarà difficile, e quindi trovare un epilogo al processo sportivo. È probabile che ci sarà un'altra puntata a Roma per questo caso Catanzaro, che ha visto l'Avellino prosciolto insieme a tutti i tesserati per la presunta tentata combine per la gara Catanzaro-Avellino del 5 maggio 2013. Potete commentare questa diretta Facebook, possiamo farlo insieme, possiamo commentare insieme il primo allenamento di Claudio Foscarini, applaudito dai tifosi presenti, curiosi qui in tribuna Montevergine, come dicevo, presente il presidente Walter Taccone. 48 ore per lui ieri e oggi di colloqui e di trattativa con Alex Gravina, rappresentante massimo di Italpol nella trattativa societaria per l'acquisizione da parte di Italpol Vigilanza SRL dell'80-90% delle quote del sodalizio bianco-verde. Tutto procede per il meglio e vi proporremo anche all'interno di News 24, comunque anche integralmente, l'intervista ad Alex Gravina realizzata quest'oggi. Alex Gravina, insomma, vi anticipo qualcosa, che ha diciamo, espresso ottimismo per questa trattativa. Certo è che l'Avellino dovrà centrare la salvezza. Le parti si sono date appuntamento alla prossima settimana, al dopo udienza del processo sportivo di cui parlavo prima, per cercare una soluzione alla trattativa societaria, quindi per andare verso il closing. Certo è che se la salvezza è la condicio sine qua non, l'Avellino deve dare già un segnale lunedì contro il Perugia, quindi tutto va per il meglio per quanto riguarda la trattativa Italpol. Operazione avanzata, voglio un Avellino organizzato, strutturato per quanto riguarda la struttura dirigenziale e tecnica, ha detto Alex Gravina. Non si è sbilanciato tanto perché ci sono ancora delle cose da sistemare, appunto il campo, il processo Catanzaro. Però sembra che per quanto riguarda i conti le cose siano a posto. Saluto Nella Race alla diretta Facebook e anche Angelo Cenzullo. Commentiamo insieme questo Partenio Live dedicato al primo giorno di scuola di Claudio Foscarini sulla panchina dell'Avellino. Tanta curiosità tra i tifosi qui allo stadio Partenio Lombardi. L'orario quasi serale
scelto, quindi le 18.30, perché l'Avellino giocherà di sera con il Perugia il Monday night della 34esima giornata, ed allora Claudio Foscarini ha voluto che l'Avellino si abituasse sin da subito all'orario serale, alla notturna. A proposito, prezzi popolari quasi stracciati per Avellino Perugia, decisi da Walter Taccone: 5 euro per la curva sud, 10 euro per la tribuna Terminio, 15 euro per la tribuna Montevergine laterale, dalla quale vi stiamo trasmettendo in diretta con Partenio Live l'allenamento dell'Avellino. Possiamo anche magari iniziare a giocare con quelli che potrebbero essere gli interpreti scelti per un 4-4-2 o per un 4-3-3. C'è curiosità per capire che tipo di difesa, al di là appunto della disposizione a 4, proprio a livello di interpreti, il tipo di difesa che Foscarini predilige, cioè due centrali lunghi, Migliorini e Krešić, uno più rapido e dinamico come Ngawa insieme ad uno tra Migliorini e Krešić, preferisce appunto l'esperienza di Morero, e magari sull'esterno si affiderà a Simone Pecorini insieme ad Ardemagni, calciatori che lui ha avuto direttamente alle sue dipendenze al Cittadella. Pecorini non ha fatto male con il Parma, anzi non si è confermato proprio alla grande nella partita con il Bari. Certo è che per lui potrebbe essere una parte importante questa finale della stagione. L'abbondanza c'è in difesa, sugli esterni si, Rizzato e Falasco a sinistra, ma anche Marchizza impiegato da terzino, non proprio nel suo ruolo. Vediamo adesso qualche casacca già distribuita, potremmo iniziare a vedere qualcosa di interessante. Il Perugia è lontano, c'è tempo per preparare la partita. Diciamo che anche questa è stata la settimana ideale per il cambio di allenatore, anche se probabilmente andava fatto prima. Non poteva essere fatto tra Parma e Bari perché c'erano soltanto 3-4 giorni a disposizione. Cambiare allenatore a ridosso di Pasqua sarebbe stato non proprio opportuno, proprio per il poco tempo a disposizione per il neotecnico di preparare la squadra. Lucio Spagnolo: forza mister Foscarini. Massimo Pacia: ci salveremo. Forza lupi da parte di Michele Barone, anche da parte di Patrizio Spiniello. Saluto voi in diretta, se avete delle domande, non so, delle curiosità, comunque semplici commenti, li leggiamo qui in diretta mentre continuiamo a mostrarvi le operazioni in campo per l'Avellino. Ho parlato di Ardemagni. Ardemagni non segna da un girone, 6 novembre a Perugia, 1-1 al Renato Curi. Perugia che lunedì sera sarà al Partenio Lombardi. Ardemagni che dovrà provare in qualche modo a sbloccarsi, 6 reti soltanto per lui finora. Certo è che Foscarini lo conosce bene, sa come trattarlo. 22 reti in 38 partite nella stagione 2009-2010 proprio con Foscarini in panchina con il Cittadella, e quindi una occasione per lui per rilanciarsi. Tra l'altro polemica attorno a Matteo Ardemagni, che è stato come dire, contestato per il gesto delle corna durante la partita con il Bari. Pronte le scuse immediate veicolate dall'ufficio stampa dell'Avellino, inevitabile però per lui la multa, il provvedimento sanzionatore da parte del club. Mario da Capozzi dal Piemonte, da Cambiano a Biancoverde: lunedì sera devono correre come dei treni, è finito il tempo delle belle statuine, forza lupi. Saluto anche a Pino Capozzi, Antonio Palumbo: speriamo che ora finisca il tempo buio. Forza lupi da forza lupi da Toronto, Davide Flammia: speriamo bene. Gianluigi Venezia: forza lupi da Gallarate, Nicola Caristo. Carlo Mastro Berardino: anche Novellino lo conosceva bene, immagino si riferisca a Matteo Ardemagni. Dici bene, sì, l'ho avuto al Modena, però sai, è la scossa che mette tutti in discussione, che rimette tutti in gioco, crea nuove ambizioni da parte dei calciatori, certamente nuove rinnovate aspettative da parte dei tifosi, tanti questo pomeriggio al Partenio Lombardi.
tanta curiosità e a questo punto tanta attesa in vista della partita con il Perugia. Avellino che ha demolito praticamente il fattore campo, non perdeva dal 25 novembre. Avellino Palermo, poi ha perso con il Parma, ha perso con il Bari poteva starci anche un punto e anche un punticino in più in questa classifica, non l'avrebbe affatto disdegnato l'Avellino. Ancora messaggi alla diretta Facebook, ricordate sempre siete voi protagonisti su Avellino TV con i vostri commenti. Massimo Pacì, ancora Ardemagni, basta metterlo più vicino alla porta e poi vedremo. Silvana De Rosa, i ragazzi avevano bisogno di leggere il problema da un altro punto di vista. Foscarini mi è parso lucido e concreto per il momento, ripartiamo da questo cambio di prospettive, speriamo di vederli nuovamente giocare con leggerezza e follia. Silvana, hai detto bene, la follia, la pazzia, l'incoscienza alla quale ha fatto riferimento Claudio Foscarini in conferenza stampa, un pizzico di pazzia, ha detto il neotecnico biancoverde, per allontanare e scrollarci di dosso, riferito alla squadra, all'intero gruppo, le pressioni, le tensioni di questo momento. Soccorso Cresta, dobbiamo crederci, forza Lupi da Lugano, Roberto Pinto, ora tutti uniti, tutti insieme, giochiamo da branco, Lupi, benvenuto, mister Foscarini, Sergio Greco, forza Lupi da Borgo Manero, ci sta seguendo anche Pierluigi Frattali alla diretta Facebook, ex portiere dell'Avellino che è stato il giovedì santo vittorioso con il Parma a partire da Lombardi, un saluto anche a Pierluigi Frattali, in bocca al lupo al suo Parma che sta facendo cose egregie, aveva praticamente demolito il Palermo con un 3-0 perentorio, poi la rimonta vana dei rosanero, ma il Parma è lì e sta risalendo la china per un campionato, un fine campionato da protagonista. Stavo parlando di possibili probabili scelte, è presto, lo so, ho parlato della difesa, il centrocampo, un centrocampo a tre, c'è il materiale perché torna intanto Di Tacchio dalla squalifica, parlo sempre di un possibile centrocampo a tre, una mediana con tre interpreti, c'è D'Angelo, c'è De Risio, c'è comunque Moretti che è comunque andato in difficoltà, l'Avellino ha pagato l'inferiorità numerica a centrocampo, i due dell'Avellino in mezzo, D'Angelo e Moretti, contro i tre del Bari, Teio, Anderson e Bascia, però insomma gli interpreti ci sono per una mediana tre, Molina può fare la mezzala e poi come dicevo in attacco le soluzioni non mancano, Castaldo, Asensio e Ardemagni come prime punte, terminali centrali, offensivi. Sugli esterni Cabezas, Bidawi e poi a proposito c'è sempre comunque Gavazzi che al momento è infortunato, può fare vari ruoli soprattutto nel 4-3 quello di mezzala. A proposito di infortunati, un po' il punto della situazione, perché c'è Bidawi che sta correndo, Sofyan Bidawi lavora a parte per lui, solo corsa, reduce dalla lussazione alla spalla contro il Pescara, Sofyan Bidawi potrebbe essere convocato contro il Perugia, magari non arruolabile al 100%, per lui dalla settimana scorsa solo corsa leggera, anche palestra, perché la spalla fa ancora un po' male, non ha la, come dire, la movimentazione dell'arto piena, quindi la spalla destra infortunata e che sta cercando di ristabilire. Questo per quanto riguarda Bidawi, Davide Gavazzi, problema muscolare per lui, accusato a Vercelli, non mi sembra di vedere Davide Gavazzi in campo, infatti non c'è ad una prima ricognizione, quindi a questo punto è difficile ipotizzare un recupero per il Perugia, si va verso Chiavari, Virtus Entella 14 aprile, scontro diretto per la salvezza in un campo che non ha visto mai l'Avellino vittorioso, e poi c'è Radu che comunque è quasi out da due mesi, adesso una problematica, la frattura di una costola per Ionut Andrei Radu, quasi un caso quello del portiere rumeno classe 97, sta di fatto
che Jonathan Radu sarà out almeno per un mese. Il campionato non finito, però insomma siamo quasi lì. In porta Lezzerini con l'alternativa Casadei, tra l'altro Angelo Casadei è stato anche, come dire, caldeggiato prima da un tifoso che ha urlato a Foscarini di farlo giocare. In allenamento si disimpegna bene, però in questo momento il titolare è Luca Lezzerini. E quindi questa è la situazione per quanto riguarda gli infortunati. A proposito, c'è da fare una ricognizione per quanto riguarda lo staff tecnico. Claudio Foscarini ha portato con sé Alessandro Turone come vice, esonerato Walter Novellino e con lui il collaboratore tecnico, il suo tattico Simone Tomassoli. Dunque sono rimasti Alessandro Scaia, preparatore atletico, Carmine Amato, preparatore dei portieri, e sulla carta, in teoria, secondo quanto ci è stato riferito ieri dalla società con un comunicato ufficiale che escludeva appunto Edoardo Imbimbo dal novero di esoneri, lo stesso Edoardo Imbimbo che in campo non c'è, abbiamo provato ad individuarlo, non è in campo. Non vorrei affrettarmi a parlare di caso Imbimbo, sta di fatto che Edoardo Imbimbo è un uomo di Novellino, che Novellino ha voluto con sé come vice, però non è stato comunicato il suo esonero, quindi va valutata un attimo la sua posizione. Dunque non è il momento ancora di scatenare casi, o comunque cercheremo comunque di informarci, saperne di più dopo l'allenamento. Per quanto riguarda quindi la composizione dello staff tecnico di Claudio Foscarini, bene, io direi di lasciarvi un attimo all'ambientale in Real Audio, facciamo così, vi faccio ascoltare Alex Gravina, l'intervista, una prima parte, un primo passaggio, un'intervista molto lunga realizzata all'Hotel della Ville al Rampollo di Casa Gravina in rappresentanza di Italpol Vigilanza SRL. Ed allora, dopo torniamo in diretta al Partenio Lombardi, intanto Alex Gravina. Prima di tutto, benvenuto ad Avellino. E chiaramente la prima cosa che si deve chiedere, le prime impressioni sulla città, sull'ambiente, e poi entriamo magari nel merito di altre cose. Io, prima di tutto, buonasera, buongiorno a tutti quanti. Dico, è la seconda volta che vengo giù a Avellino, così diamo informazioni subito esatte per tutte le persone che ci vedono e ci ascoltano. Sono aprile, le impressioni sono buone, come la prima volta. Logicamente c'è da lavorare in tutto ciò che uno poi inizia, se inizierà questa avventura, perché siamo andati, come ben tutti sapete, perché se non venivo un'altra volta ad Avellino a fare un altro incontro con Walter Falcone, a vedere ancora di più il materiale umano che lavora per Avellino e logicamente il materiale anche operativo, sportivo, perché abbiamo visto anche, siamo entrati un po' più a fondo su tutto il materiale che c'è per l'Avellino Calcio. Siamo soddisfatti, diciamo, di come sta andando la trattativa avanti, perciò dico, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti sicuramente. La prossima settimana penso sarà la settimana decisiva per decidere se tutto andrà in porto o non andrà in porto. Quali sono gli ostacoli che si devono ancora superare? Gli step, chiamiamoli step, No, nessun ostacolo. Ho detto, finendo di vedere, diciamo, il 5% delle carte, perciò gli ostacoli non ci sono. Diciamo, questo non c'è ostacolo. Cioè, come ho sempre detto, stiamo lavorando. Questa è una cosa importante che vi voglio trasmettere a voi giornalisti, ai tifosi, che è importante mettere un attimo serenità, perché adesso la cosa importante penso che sia la serenità per la squadra, per la società, perché adesso il primo obiettivo è quello di salvarci. È la cosa più importante. Poi tutto quello che verrà dopo sono cose che adesso sono secondarie, perciò la cosa più importante è salvarsi, adesso lavorare. Per me è la cosa più importante, è lavorare. Lei è stato sempre molto chiaro, aveva parlato della necessità di ottenere delle garanzie da Walter Taccone, l'ho incontrato di persona, queste garanzie sono arrivate? Sì, siamo, come ho detto al suo collega, tutto fila per il meglio, perciò dico, va tutto bene, c'è poco da aggiungere.
Ecco, però l'accordo di sponsorizzazione di qualche settimana fa per necessario per il pagamento degli stipendi, anche diciamo questa sorta tra virgolette di consultazione sull'allenatore, è comunque indicativo di un qualcosa positivo, tra virgolette Scusami consultazione. che ti interrompo, dico consultazione, non è consultazione perché adesso c'è Walter Taccone, perciò Walter Taccone, dico, è la persona che sta portando avanti l'Avellino. Io ho dato un supporto inutile che ce l'ha scondito dietro un dito. Abbiamo dato un supporto a Walter Taccone per questi pagamenti che ci sono stati. Questo è inutile negarlo. Abbiamo fatto uno sponsor, il mese precedente abbiamo fatto altre cose perché ormai è un mese e mezzo che sta andando avanti questa trattativa, perciò è inutile che ce nascondiamo dietro un dito. Un mese e mezzo che si lavora con professionisti di un certo livello e penso ormai siamo arrivati, pure io sono stanco perché abbiamo lavorato tanto, i miei hanno lavorato tanto, cioè dico, siamo arrivati a un punto che adesso c'è da stringere. Perciò entro questa settimana, scusi che la interrompo, dico, entro questa settimana sicuramente si saprà come andranno le cose. Però dico, ridico che questa giornata sarà importante come sarà importante la giornata di ieri. Questo mi faceva piacere dirlo a tutti quanti. State tranquilli, ho detto, perché adesso la cosa più importante, ripeto, è la salvezza dell'Avellino. Quella è la cosa che ci preme a tutti quanti, a voi, a me, che logicamente sta lavorando per questa società. E sicuramente dico, la cosa più importante per voi tifosi, e giornalisti, addetti ai lavori. Importante, la cosa principale sono i tifosi, perché sicuramente stanno male, perché vedere una squadra come l'Avellino, che a mio parere è una squadra superiore alla media, dico, delle squadre, casomai, a mio parere, dico sempre, che stanno lottando per non retrocedere, l'Avellino è una squadra di rosa buona, Che ha le carte ha in le carte in regola. regola per salvarsi. A proposito di salvezza, che è un obiettivo importante, ci sono ancora due cose in ballo: queste 9 partite che mancano e quindi la salvezza sul campo. Tra 7 giorni c'è l'appello per il caso Catanzaro al Tribunale Nazionale Federale. Quindi sono due passaggi che determineranno ovviamente la permanenza in Serie B dell'Avellino. Assolutamente. Permanenza in Serie B, che è un elemento fondamentale, imprescindibile per la trattativa o no? È inutile negare che è importante, perché non è che uno non si può nascondere, non dire, è importante perché un'azienda come la nostra vuole partire da un palcoscenico importante come può essere la Serie B. Questo solo dico. In Poi caso dico, contrario, come stiamo facendo io tutti gli mi sto scongiuri. prendendo, come ho detto, perché ho detto non mi piace nascondermi dietro un dito, un'altra settimana di tempo, perché? Perché bisogna verificare le ultime cose, tra cui c'è anche questa cosa qui che la vogliamo approfondire ancora meglio. Non dico la salvezza in Serie B, io parlo del caso Catanzaro. Poi, logicamente, la salvezza è importante, importante innanzitutto per i tifosi e per la società attuale. Poi è normale che è importante anche, logicamente, se noi dobbiamo arrivare. Però dico, è importante perché non è perché se uno va in C o sta in B o sta in A. È importante per tutto, per tutto, inutile che mi dilungo su questa cosa, però è importante per tutto. Puntate ad acquisire, l'abbiamo detto più volte, anche lei ha avuto modo di spiegarlo sempre con grande chiarezza, la maggioranza delle quote, se ci sono aggiornamenti sulla percentuale, 80, 90. È sempre quella lì, ci siamo sempre detti 80-90, perché poi col presidente Taccone stiamo riflettendo su questo, ma l'80 al 90 al 91 siamo là. Dunque la maggioranza più importante la prenderà Italpol. Ha avuto modo di conoscere, come ha detto, un po' i professionisti, i dipendenti dell'Avellino Calcio, il futuro targato Italpol, come sarà a livello organizzativo e soprattutto se ci sarà una continuità rispetto all'organigramma anche attuale? Che idea avete in linea di massima? In diretta dallo stadio Partenio Lombardi con Partenio Live, risolto il giallo, o meglio è ancora un giallo quello riguardo Edoardo Imbimbo. In campo non c'è perché
non ha insomma, visto di buon grado, così possiamo dire, l'arrivo di Alessandro Turone come secondo. La società non ha comunicato il suo esonero, si pensava, si immaginava, si ipotizzava per lui un ruolo da collaboratore tecnico, comunque confermato dallo staff, lui che è un avellinese doc al momento. Edoardo Imbimbo, che è comunque stato, diciamo, portato l'anno scorso, 2 anni fa, da Walter Novellino, si sono conosciuti quando Edoardo Imbimbo allenava il Foligno. Ecco, Edoardo Imbimbo al momento non fa parte dello staff di Claudio Foscarini, difficilmente a questo punto possiamo immaginare un suo ritorno, quindi al momento sono 4 i componenti dello staff di Claudio Foscarini: Claudio Foscarini in testa, Alessandro Turone come vice, Alessandro Scaia preparatore atletico, Carmine Amato preparatore dei portieri. Vado ancora alla diretta Facebook perché ci sono tanti commenti. Gianluigi De Venezia, sarà 4-3-3 o da Luigi in alternativa 4-4-2, non c'è ancora una certezza. Adesso, se guardiamo bene l'esercitazione nella metà campo alla nostra destra, sta provando 4-4-2 Claudio Foscarini. È tutto ancora molto aleatorio, comunque in divenire. Pino Capozzi: credo debbano essere convocati tutti, sempre, devono fare anche gruppo più di quanto fatto sinora. Vedo Morasini, correre bene, fa bene sperare per il futuro. Nella Race proverei Casadei. Luigi De Chiara: non molleremo mai. E quindi questi i vostri messaggi alla diretta Facebook. C'è un assetto con Laverone, Migliorini, Morero, Rizzato con le casacche arancioni, Wilmots e Derisio come interpreti di centrocampo centralmente, Baiusci e D'Angelo esterni, Baiusci a destra, D'Angelo a sinistra, Asensio con Castaldo. Tutto ancora, diciamo, sperimentale in questo allenamento, si andrà ai fatti, alle cose concrete nei prossimi giorni. Ancora Vincenzo Rosa: vogliamo Casadei, quindi sfiducia nei confronti di Luca Lezzerini. Certo è che l'ex portiere della Fiorentina avrebbe potuto fare certamente qualcosa di più sui 2 gol, soprattutto il secondo realizzato dal Bari, quello di Sissé, soprattutto nella finale, che ha regalato la vittoria ai Galletti. Avete ascoltato Alex Gravina, ottimismo, come dicevo, è una trattativa però legata alla permanenza in B da parte dell'Avellino. Gli scenari dirigenziali, immaginiamo, ipotizziamo un Avellino all'80-90% di Italpol, quindi della famiglia Gravina, al 10-20% di Walter Taccone, che farebbe il presidente onorario, il presidente, diciamo, la figura presidenziale apicale esecutiva sarebbe incarnata da Giulio Gravina. Alex Gravina nelle vesti di amministratore delegato, amministratore unico, però quella è l'idea di tipo manageriale. E poi Fabrizio Chiauzzi, che è un factotum della Italpol, Italpol Vigilanza SRL, della Italpol Calcio a 5, società appunto di calcio a 5 che milita in C1, campionato che, nel quale proprio la Italpol è prima in classifica, e è direttore sportivo Fabrizio Chiauzzi nella società di calcio A5. Quindi Fabrizio Chiauzzi rivestirebbe una sorta di figura di raccordo tra la base operativa e la proprietà, appunto incarnata dalla famiglia Gravina, Giulio e Alex nella fattispecie. Quindi queste le cariche che si andrebbero a distribuire. È chiaro che Italpol agirà anche, se non soprattutto, a livello tecnico. Foscarini ha un contratto fino al 30 giugno, per carità, adesso è arrivato, non lanciamoci, non spingiamoci troppo in scenari futuri che vanno oltre il 30 giugno. Però se Foscarini dovesse essere confermato, Italpol porterebbe in dote Roberto Stellone, questo il cavallo di battaglia in panchina da parte della gruppo Italpol, della famiglia Gravina. Paolo Villaricca: purtroppo il mister deve accontentarsi per il momento di questo portiere incompetente della categoria. Adesso non gettiamo la croce addosso a Lezzerini, l'Avellino è innegabile, sta avendo avuto finora un problema portiere.
talvolta Radu, talvolta Lezzerini non si sono dimostrati all'altezza, voi per la gioventù, voi per la mancanza di personalità. Radu al primo campionato da professionista, anche Lezzerini, se così possiamo dire, al primo effettivo campionato da professionista, coinvolto maggiormente rispetto alla scorsa stagione nell'Avellino, ha giocato anche in Europa League una partita abbastanza disastrosa contro il PAOK Salonicco, però adesso non buttiamo la croce addosso ai portieri, questo è adesso il materiale umano e bisogna tenerselo stretto per le prossime 9 partite. Paolo Lollo, fino alla fine, forza Avellino, un augurio al mister Gianni Carbone, inizio di una nuova storia a tutti i compatti, forza Lupe. Chissà se diciamo almeno moralmente questi auguri e questi in bocca al lupo stanno giungendo a Claudio Foscarini, che diciamo nel carattere, lui che è del trevigiano, è un carattere magari non di ferro ma comunque glaciale al punto giusto, anche più di Attilio Tesser, che è suo amico. Entrambi hanno giocato a inizio carriera da calciatore nel Montebelluna in Serie D, e quindi dicevo più glaciale certamente Foscarini di Tesser, che almeno già dalle prime battute risultava, sembrava diciamo emotivamente molto coinvolto. Foscarini è uno che, come ha sottolineato anche ieri nel corso di Looping Goal Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, è uno che non guarda in faccia nessuno, e qui ci riferiamo allo spogliatoio. Ora Foscarini ha un mese e mezzo o poco più di tempo per salvare l'Avellino, non deve fare altro. Se poi si lega alla piazza o la piazza si lega a lui, tanto meglio. Successivamente si vedrà. Francesco Ferrandino, ora zero alibi, si sono accesi i riflettori sul Partenio Lombardi, scende la sera è nuvoloso, anche qualche goccia di pioggia nel corso del pomeriggio. Intanto ci ascoltiamo la seconda parte di Alex Gravina, l'intervista sugli scenari futuri societari per quanto riguarda la trattativa tra Walter Taccone e Italfone. Intanto sentite l'applauso, andiamo in real audio ambientale. Incoraggiamento per la squadra, per D'Angelo e compagni, che non guasta in questo momento. Si richiama appunto all'assenza di alibi, però diciamo più incoraggiamenti che commenti negativi. C'è voglia di compattezza, voglia di unione, ancora un altro applauso che parte dalla tribuna. Va a recuperare la porta per una partitella a campo ridotto. Alex Gravina, ci ascoltiamo la seconda parte dell'intervista. Conoscere, come ha detto, un po' i professionisti, i dipendenti dell'Avellino, sì. Calcio, il futuro targato Italpol, come sarà a livello organizzativo, soprattutto se ci sarà una continuità rispetto all'organigramma anche attuale, che idea avete in linea di massimo? Come ho già detto altre volte, a me piace conoscere le persone che lavorano per l'Avellino, perciò dico questo. È una domanda che non le so rispondere, nel senso che devo vedere sul piatto le persone, come lavorano, quello che fanno, quello che mi possono dare, perché poi può essere che sono le persone migliori del mondo e casomai io sono la persona peggiore del mondo, perciò non c'è quella empatia. Questo, perciò dico, è presto di dire una cosa del genere. Però, prestissimo. Però suo zio Giulio ha parlato di un'organizzazione quasi militare, rigorosa e insomma di alto profilo per l'Avellino del futuro. Questo sicuramente è verissimo, dico noi siamo un'azienda strutturata in una certa maniera, perciò sicuramente ogni cosa che facciamo, logicamente abbiamo l'Italpol che è l'azienda principale, abbiamo altre aziende importanti, che ogni azienda che noi abbiamo, dalla più grande alla più piccola, abbiamo organizzazione, perciò ognuno deve sapere quello che fa, e sicuramente anche all'Avellino Calcio, se noi entreremo al prossimo, diciamo prossimamente, sarà una società organizzata a tutti gli effetti. Walter Taccone un mesetto e mezzo fa, forse anche due, parlando dell'ipotesi dell'ingresso di Italpol con assolutamente la maggioranza dell'Avellino, parlava di quindi un'asticella che andava ad alzarsi e di obiettivi più importanti.
Allora, anche se a microfoni spenti ci chiedevi di chiarire anche come è strutturato il gruppo, perché si faceva un po' di confusione. Allora, partendo dal raccontiamo cos'è Italpol e poi di conseguenza immagino arriverà anche il fatto che quasi fatalmente si va ad obiettivi, a puntare ad obiettivi importanti. Io ho sentito, logicamente, non è che logicamente ce l'ho con voi, i giornalisti assolutamente, perché poi all'inizio ognuno prendeva un pezzettino, no? Perciò dico, l'Italpol, la nostra società è Italpol Vigilanza, perciò c'è stata un pochino di confusione casomai con altre Italpol, che c'è Italpol Gruppo Udine che ha delle società anche a Abruzzo, in Puglia, dove poi ho sentito acquisizioni, cose, noi non vendiamo niente, non abbiamo neanche mai acquisito niente, ci siamo sempre tirati sulle maniche e lavorato per arrivare fino a dove siamo arrivati. E perciò Italpol è una struttura che, ripeto, si chiama Italpol Vigilanza SRL, questo ci tengo a ripeterlo perché è importante, lavora nella Regione Lazio, nella Regione Lombardia, da 3 anni lavora a Napoli e da quest'anno lavora in Sardegna. Perciò così è bene, ben chiaro per tutti quello che noi facciamo come Italpol. Poi la famiglia Gravina fa altre cose, che non sto qui a pubblicizzare perché, come ho detto, io non ho fatto mai un'intervista. Questa è la seconda, però era giusto farla perché mi cercate un po' dappertutto, era giusto lasciare qualche parola per voi che fate il vostro lavoro, logicamente. E più avanti andremo obiettivi importanti, sicuramente, ma io dico, non voglio adesso dire obiettivi, perché intanto noi cerchiamo di entrare dentro l'azienda, dentro la società Avellino. Adesso la cosa più importante, ripeto, sarò monodo, ma la cosa più importante è salvare l'Avellino. Poi dopo ci sarà tempo per parlare, per dire quello che l'Italpol vuole fare con l'Avellino. Sicuramente io quello che voglio ripetere, ci sarà organizzazione, questa è la prima cosa. E penso che già se uno fa una degna organizzazione, l'organizzazione porta risultato. Però logicamente non mi devo sbilanciare con nessuno, perché non è giusto far credere facciamo, togliamo, mettiamo, non è giusto questo. Adesso è giusto lavorare, finire di vedere diciamo la fattibilità per entrare nell'Avellino, e poi una volta che uno entra c'è tutto il tempo per dirvi a voi, a detti lavori, ai tifosi prima di tutto, perché i tifosi sono le persone a cui bisogna dare delle risposte, e lo faremo al tempo debito. Eccoci in diretta per quest'ultima parte di Partenio Live, il primo allenamento di Claudio Foscarini alla guida dell'Avellino, riflettori accesi da qualche minuto al Partenio Lombardi, squadra impegnata in una partitella a metà campo. Allora, l'indirizzo dato da Claudio Foscarini a questo punto è chiaro, 4-4-1-1, senza troppi stravolgimenti, poi magari ci sarà tempo per il 4-3-3, confermato quello che vi dicevo prima. Ovviamente siamo a mercoledì, al primo giorno di allenamento, quindi la Verone a destra, Rizzetto a sinistra, coppia centrale composta da Morero e Migliorini, Derisio e Wilmots in mediana, coppia assortita in mezzo, a destra Vaiusci, a sinistra D'Angelo, Asensio, dietro Castaldo. Dunque possiamo magari ipotizzare con una certa probabilità che Claudio Foscarini affronterà il Perugia con il 4-4-1-1 per non togliere punti di riferimento alla squadra e lasciare quei principi a livello tattico di base che aveva dato Walter Novellino. Per quanto riguarda, e poi andiamo in chiusura, la sfida con il Perugia, parliamo un po' dell'avversario che viene da 7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9, non perde dal 3 febbraio proprio contro il Cittadella, ex squadra di Foscarini, una squadra in forma che ieri ha castigato in casa, a casa propria, la Pro Vercelli con doppio di Carmine, 17 gol lui, 13 Alberto Cerri, 30 gol in 2
tanta roba per il Perugia di questi tempi. Perugia che si è portato a ridosso quasi del Palermo a 4 punti dal terzo posto, 53 per il Grifo, 57 per il Palermo. C'è l'Empoli in vetta che stacca a quota 66, di 8 punti la seconda e di 9 la terza, appunto il Palermo. Avellino impegnato in questa partitella a campo ridotto, ci sono ancora tanti tifosi qui in tribuna Montevergine al Partenio Lombardi. Allora vado verso la chiusura di questo Partenio Live davvero speciale, il primo giorno di Claudio Foscarini sulla panchina dell'Avellino, mentre c'è un infortunio, lo seguiamo, per Santiago Morero che si è accasciato con l'intervento dello staff medico dell'Avellino, l'intervento del massaggiatore Alessandro Picariello e del medico sociale Gaetano Iovino per soccorrere Santiago Morero. Ha subito un colpo, esce fuori dal terreno di gioco Santiago Morero, resta a terra, riceve le cure del caso. Vediamo ancora se c'è la possibilità di leggere qualche messaggio alla diretta Facebook. Ancora Gianni Carbone, letto già. Bruno Gonnella, Foscarini sembra Reia, speriamo bene, nella Race va incoraggiata, riferito appunto agli applausi che arrivano, che sono arrivati dalla tribuna Montevergine. Carlo Mastro Berardino, Morosini la nostra salvezza, tutti in curva lunedì, una bolgia, Luigi De Chiara. Gianni Carbone, Ardemagni non c'è? Sì, c'è Ardemagni, è in campo regolarmente e se non è stato già fatto, immaginiamo, sarà anche multato dalla società per il gesto delle corna. Sono arrivate le scuse ma non sono bastate per evitare una multa all'attaccante ex di Foscarini, proprio al Cittadella. Un saluto anche a Nicola Gervasio e anche a Maurizio De Ruggiero. Andiamo in chiusura. Allora vi ricordo gli appuntamenti di Avellino TV, News 24 alle 21 con tutte le news di giornata. Poi ovviamente vi riproporremo tutti i contenuti di giornata con la conferenza stampa di Claudio Foscarini, l'intervista ad Alex Gravina. Vi ricordo l'appuntamento nella post partita con il Perugia, siamo ancora lontani ma io ve lo ricordo lo stesso, con oltre il 90esimo, con Carmine Losco e Massimo Iepparile. Poi martedì torniamo io e Dino Manganiello alle 19 con Lupin Gol, classico appuntamento per commentare a 360 gradi i fatti di casa biancoverde. Vi saluto, Claudio De Vito dal Partenio Lombardi con Partenio Live, grazie.